Cadeva lo scorso 24 giugno il 12° anniversario della strage Chris Benoit. Avrei potuto parlarne citando le varie teorie del complotto che ci sono dietro, che coinvolgono Kevin Sullivan, oppure dare le mie impressioni su questa tragedia, ma per quanto riguarda ciò, ho fatto un video, forse più di un anno fa, che si chiama Chris Benoit nella Hall of Fame, ovviamente il titolo è provocatorio, che potete facilmente recuperare sul mio canale. Detto ciò, volevo riprendere un pezzo scritto dal direttore di Spazio Wrestling, Marco, mio caro amico tra l'altro, che secondo me fa riflettere sulla tragedia occorsa, ma non solo, anche sulla bomba mediatica che è stata soprattutto in Italia, che ha visto la cancellazione di SmackDown da Italia 1, dopo che la WWE era costantemente in cima agli ascolti della rete Mediaset. Bene, quindi vi invito a passare dal sito di Spazio Wrestling, perché io ci collaboro, sono partito da lì, tra virgolette, quindi mi fa piacere sostenere degli amici. Ho pensato a lungo se scrivere questo pezzo, e alla fine mi sono convinto che farlo fosse la scelta giusta. Non parlo spesso di Chris Benoit, e forse vi sarete accorti che anche il sito non sempre lo menziona su mia precisa richiesta. Una richiesta che deriva da più fattori, ma forse quello principale è la tristezza che provo quando mi ricordo di questa superstar, che per anni è stata una delle mie preferite. Il 24 giugno del 2007, per tutti gli amanti di questa disciplina, è un giorno amaro e doloroso, perché si consumò la tragedia che più segnò la vita del wrestling in Italia e nel mondo. Chris Benoit, sua moglie Nancy e suo figlio Daniel vengono trovati morti nella loro abitazione in Georgia. Dopo le indagini della polizia viene accertato che l'autore della strage è proprio il lottatore, che nel giro di 2 giorni uccide la sua famiglia prima di togliersi la vita. Una notizia che sconvolge tutto il mondo e non solo quello del wrestling. I media prendono d'assalto e sbattono sulle prime pagine delle loro testate il peggio possibile, prendendo di mira il nostro sport spettacolo preferito, come spesso accade. Si arrivò addirittura a dire che Benoit uccise suo figlio applicando la sua mossa finale, la crossface. Lo dico da subito, quanto fatto da Benoit non ha giustificazioni, anzi, va condannato e anche in modo forte, perché ci ha traditi 2 volte, sia come uomo, ma anche come superstar. O meglio, come idolo ed icona sportiva. Tutti noi sicuramente ricorderemo il preciso istante di quando venimmo a conoscenza del macabro gesto di Benoit. Io personalmente lo ricordo in modo chiaro. Ricordo che in WWE era in scena la storyline della presunta morte di Vince McMahon, ma proprio lui, non ancora a conoscenza dei fatti realmente accaduti, quel giorno si presentò durante la puntata di Raw al centro del ring, in un'arena vuota, a darci la tragica notizia. Come disse Vince, quella era la vita reale. Quello era uno dei momenti più brutti della storia della federazione. Federazione che una volta saputo realmente quanto fatto da Benoit, giustamente ha preso le dovute distanze, cancellandolo completamente dalla storia della WWE. La compagnia di Vince McMahon fondamentalmente è un business, vive di sponsor, di contratti televisivi. Mantenere vivo il ricordo di un assassino non è sicuramente la scelta giusta per l'azienda. Ma il canadese va sicuramente ricordato anche per le sue prestazioni sul ring, quando regalava delle emozioni indescrivibili, quando ci faceva fare a gara per avere la sua figurina, la sua Lamin Cards oppure il suo DVD. Era uno dei più amati, la sua popolarità in Italia era spaventosamente elevata, e proprio per questo il suo gesto ebbe una risonanza devastante, tanto da costringere Mediaset a cancellare il wrestling dai suoi palinsesti. Lo ricordiamo perché ci ha fatto sognare, ci ha fatto passare dei momenti magici, e perché no, delle volte ci ha fatto venire la pelle d'oca con le sue incredibili gesta sul ring. Mi piace ricordarlo così, nel modo più naturale possibile, nel modo col quale mi ha aiutato ad amare questa disciplina. Ovviamente lo ricordo con un pizzico di tristezza, per quello che avrebbe potuto ancora regalarci e che invece ha voluto stroncare nel modo peggiore, facendoci un male cane. 12 anni fa il wrestling cambiò la sua vita, in Italia e nel mondo. 12 anni fa moriva Chris Benoit.